questa riforma in che modo le farmacie saranno cruciali nel percorso diagnostico e terapeutico? Farmacie saranno ancora più importanti, voi sapete la farmacia è il primo presidio sanitario di questa regione dove i cittadini tutti i giorni chiedono e hanno bisogno di risposte, quindi sarà una farmacia ancora protagonista nella dispensazione del farmaco, anche nei nuovi farmaci antivirali, ma sarà una farmacia di servizio in cui a tutti i servizi che la farmacia ha sempre dato negli ultimi anni, quali il CUP, l'autoanalisi, la telemedicina e in questo periodo diciamo di Covid anche il servizio di tamponi e di vaccinazioni, arriveranno nuovi servizi, quali per esempio l'aiutare le persone a costruire il proprio fascicolo sanitario elettronico, dove in un clic sapremo tutto della nostra vita sanitaria, quali per esempio aiutare le persone ad aderire alla terapia, gli italiani non sanno usare i farmaci in maniera corretta, e insomma sempre più informatizzazione per arrivare sempre più a una telemedicina, teleconsulto, insomma un'assistenza veramente a 360 gradi. Siamo in una delle città più colpite dalla pandemia, però nell'avvio della vaccinazione con la quarta dose le farmacie sono centrali anche in questo, soprattutto in Lombardia. Abbiamo voluto partire e fare questo tour che prenderà tutte le province lombarde proprio da qua dove la pandemia è iniziato per prima, dove le 18 farmacie che stavano all'interno della zona rossa sono state le prime, dove non è mai mancata l'assistenza, dove non è mai mancato un farmaco, così hanno fatto tutte le farmacie di questa regione, tutte le farmacie italiane. Quindi iniziamo da qui, ma per un rilancio, per il futuro, per nuovi servizi, per una nuova sanità, sempre più vicina ai cittadini.